Ciao, a volte dal dentro è molto difficile vedere le cose, molto oggettivo, vediamo solo come noi guardiamo le cose, quindi è giusto che qualcuno noi dice che per questo che facciamo non va. Abbiamo così possibilità di vedere l'altra prospettiva e decidere se vogliamo qualcosa cambiare. Ma è molto difficile dire ad altra persona che fa torto o verso noi o verso altri, perché se io vado a qualcuno e dico, sai, questo mi ha ferito oppure questo non è giusto che hai fatto verso altra persona, l'altro può dire, non pensa così, non mi frega nulla, vai via. E quello è molto spiacevole da sentire. Ma Gesù dice, questo non basta così, c'è altro dopo. Dobbiamo prendere qualcun altro, è ancora una sfida per noi stessi, perché forse noi siamo torti, forse noi non vediamo bene il comportamento degli altri. E quindi, parlando con qualcun altro, vediamo ancora altra prospettiva a volte questo che succede. E poi viene a livello della comunità. Quindi penso che questo processo che è descritto nella Bibbia serve non solo a sviluppo di noi stessi, a prendersi coraggio, a dire le cose, a rischiare che siamo anche rifiutati, ma anche a sviluppo degli altri. Così capisco Vangelo oggi. E tu?